protagonisti, i ragazzi delle scuole, che secondo me è giusto che oggi vivano questa giornata in maniera, diciamo, entusiasmante, perché penso che per molti di loro magari è la prima manifestazione, il primo impegno sportivo, quindi è giusto che a loro vengano dedicate particolari attenzioni. Poi noi come Fiamme Gialle abbiamo cercato, come abbiamo fatto sempre da più di 50 anni oramai, di dare il supporto all'attività giovanile all'indomani delle Olimpiadi di Roma. Io credo che quando noi vogliamo parlare di promozione dello sport, cultura dello sport e dei valori, per forza lo dobbiamo fare partendo dalla scuola. Io continuo a ripetere, vedere dei ragazzi che corrono già è una cosa bella. Il CONI ha dei progetti a livello nazionale che sono il progetto Io Gioco Sport, che è rivolto alle scuole elementari, attività motoria e non attività strutturata sportiva. Giochi della gioventù, che sono indirizzati alle scuole medie, sempre attività non strutturata per i ragazzi delle scuole medie, che si affiancano all'attività dei giochi sportivi studenteschi, quelli che vediamo oggi per la Campestre, che invece è attività sportiva strutturata. Che io dico sempre una cosa, i nostri figli sono più fortunati perché vanno a scuola e convivono con i ragazzi disabili all'interno della scuola. Convivendoci sanno anche come intervenire e come stare insieme, cosa che noi, la mia generazione, non poteva fare perché a scuola i ragazzi disabili non c'erano. E io penso che chi ha visto le manifestazioni delle CIP a livello paralimpico possa ben capire che un ragazzo, anche se ha delle difficoltà, riesce a fare cose grandiose. L'atletica è detta la regina degli sport proprio perché noi abbiamo una cultura e una storia che nessun'altra disciplina sportiva può vantare. Parlano i numeri, parlano appunto le nostre straordinarie tradizioni, bisogna rientrare nel mondo della scuola in massa. Qui a Roma fare sport non è molto semplice, abbiamo degli impianti che sono bellissimi, il comune sta per ristrutturarne alcuni. E proprio grazie a questo e grazie soprattutto alle società che fanno un lavoro eccezionale quotidianamente possiamo ritornare ai livelli che merita l'atletica.